Ben ritrovati dalla redazione sportiva di Vicea Notizie. In questo appuntamento di Azzurra Sport, spazio al ciclismo con la presentazione dell'edizione numero 13 del circuito Le Salite del Viceo, e ancora ci occuperemo di volley maschile con le immagini e la cronaca del derby fra Altea Alziora Verbania e Bistro 2008 Volley Domodossola. In prima pagina però il calcio. A maggio l'istanza fallimentare del Verbania Calcio, già rinviata in due occasioni. Il presidente del comitato Piemonte e Valle d'Aosta della Federazione Italiana Gioco Calcio, Ermelindo Bacchetta, nel corso dell'appuntamento di Dilettanti per Dire, ha spiegato cosa succederebbe in caso di fallimento della società biancocerchiata. Il 13 maggio, data fissata per l'udienza fallimentare del Verbania, ormai vicino. Il presidente Enrico Montani continua a professarsi ottimista sulla situazione. Stiamo risolvendo i nostri problemi e sono sicuro che sistemeremo tutto, continua a ripetere il numero uno del club del Pedroli. Montani ribadisce che ci sarebbero due cordate interessate a rilevare la società. Ma se tutto questo ottimismo non andasse a buon fine? Gli scenari sono stati spiegati dal presidente del comitato Piemonte Val d'Aosta, Ermelindo Bacchetta, nel corso della puntata di Dilettanti per Dire di lunedì sera. Nel caso, a quale campionato potrebbe iscriversi un'eventuale nuova società legata alla città di Verbania? Allora, perché questo è quello che vogliono, chiedono tanti tifosi. Certo, lo so. Per quanto riguarda il comitato regionale, non abbiamo nessun potere di dire vai qui, vai là, vai giù, vai su. L'unica cosa che possiamo noi, se non c'è niente, è dire che il Verbania si deve iscrivere in terza categoria, ma queste sono le norme. Dopodiché nel passato abbiamo mille esempi in Piemonte, Biella, Casale, Acqui, Provercelli. Ma il sindaco, siccome è società capoluogo di provincia, il sindaco fa un'istanza alla Federcalcio, al presidente nazionale della Federcalcio, e credo debba farla anche pari pari anche al presidente del CONI. E chiede per vari motivi, facendo da garante sul nuovo gruppo che entra, certo. Perché questo ha fatto Casale, il sindaco si è reso garante del gruppo nuova persona, che entrava, certo. Okay? Facesse questo, indubbiamente e la Federcalcio, il presidente Tavecchio, ha la facoltà di esaminare il caso e di stabilire di riammetterla non in terza categoria. A quel punto contatterebbe il comitato regionale chiedendo dove noi abbiamo facoltà di mettere questa società. Dove la metterebbe il comitato? Beh, sicuramente una squadra che retrocede dall'eccellenza non può essere rimessa in eccellenza se fallisce. Potrebbe essere la promozione alla prima categoria. Voltiamo pagina e parliamo di ciclismo. Presentata la 13ª edizione del circuito Le Salite del Viceo, che quest'anno in concomitanza di Expo scatterà il 1° di maggio e terminerà a fine ottobre. Il circuito amatoriale coinvolge i pendii di Viceo, Novarese e dei cantoni svizzeri del Ticino e del Vallese. La Kermesse conferma la sua vocazione solidale a sostegno dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare di Omegna e della Fondazione Teleton. La nostra è promozione dello sport, nella fattispecie ciclismo, del territorio, quindi turismo, di solidarietà, e da quest'anno, visto il riconoscimento che abbiamo avuto il riconoscimento e abbiamo avuto la sponsorizzazione non onerosa di Expo Milano 2015, quindi abbiamo dedicato al tema dell'alimentazione questa nostra 13ª edizione. Di che tipo di salite si parla e più o meno che arco di tempo comprenderà? Allora, la nostra manifestazione normalmente va dal 1° maggio a fine settembre. Quest'anno, proprio in occasione di Expo, abbiamo prolungato di un mese, quindi si finirà il 31 ottobre. Le salite comprendono un territorio ormai che definiamo non solo più della Regio Insubrica, perché la Regio Insubrica comprende la nostra provincia, provincia di Novara, la provincia di Varese, quella di Como, quella di Lecco e il Canton Ticino. Noi, oltre a questo territorio, assommiamo anche il Canton Vallese. E che tipo di gadget, di kit ha a disposizione il ciclista? Allora,
Noi sono anni che manteniamo fissa la quota di iscrizione, che sono 30 euro. All'atto dell'iscrizione viene dato un tesserino personale dove ci sono riportate tutte le salite del lotto dell'anno in corso. Poi, soprattutto, c'è un gadget tecnico che è una maglia tecnica che ha il valore, diciamo, due volte tanto della quota di iscrizione. Non solo, ma al termine di tutto il lotto, quest'anno sono 18 salite, diamo ancora un gadget finale che è la salopette. Hai parlato infine anche di solidarietà, cosa nello specifico? Allora, noi sin dalla prima edizione abbiamo sposato una causa e potevamo sposare tantissime in loco e quant'altro. Noi abbiamo sposato la causa della lotta contro la distrofia muscolare e questo ci porta a collaborare da oltre 20 anni con la sezione del VCO. Quest'anno c'è un impegno specifico da parte delle salite del VCO per far sì che il fondo comunitario, in questo caso il fondo della WILM, cresca, sposando l'obiettivo che tutto il territorio si è posto di raggiungere la quota di 5 milioni e 160 mila euro entro febbraio del 2016. E a proposito di ciclismo, vi ricordo l'appuntamento con la rubrica di VCO Azzurra TV. Arriva il Giro, dedicata all'arrivo nel nostro territorio del Giro d'Italia, in programma per il prossimo mese di maggio. L'appuntamento è per martedì alle 21.30, ancora in replica il giovedì alle 13 e il venerdì alle 23.05. La rubrica settimanale è realizzata in collaborazione con i comitati tappa di Verbania e di Gravellona Toce, che stanno organizzando appunto l'arrivo della Corsa Rosa nel nostro territorio. Voltiamo pagina e parliamo di volley. Finisce 3-0 il derby fra Altea Alziora Verbania e Bistro 2008 Volley Domodossola. Partita veramente giocata solo nel secondo set, che i padroni di casa hanno vinto sfruttando al meglio gli errori degli ossolani. È stato un derby tra due squadre già salve, due formazioni che hanno conquistato in maniera brillante, convincente e piaciuta la salvezza in Serie C. Parliamo del match di sabato sera Altea Alziora Verbania e Bistro 2008 Domodossola. È finita con un risultato netto per i padroni di casa che hanno vinto 3-0. Partita veramente giocata solo nel secondo set, che i verbanesi hanno vinto sfruttando gli errori di Domo, che si era trovato in vantaggio largamente nel punteggio. Nel primo e nel terzo set c'è stata una maggiore forbice nei parziali, ma alla fine i set conclusi sul 25-22, 27-25 e 25-19 hanno regalato il sorriso a Verbania. Soddisfatto il tecnico di casa Alziora, Alberto Franzini: abbiamo vinto 3-0 e sono contentissimo, ha detto nel postgara. La nostra partita è stata ottima al servizio e siamo stati bravi a contenere i loro attacchi. Il secondo set è stato quello più tirato, ma lo abbiamo vinto in rimonta sfruttando obiettivamente molto i loro errori quando eravamo avanti nel punteggio. Il terzo set poi lo abbiamo portato a casa in scioltezza. Penso che questo 3-0 dimostri come siamo cresciuti. Serena la disamina della banda ossolana, Davide De Vito. Partita strana e difficile da spiegare per noi, ha detto. Eravamo un po' contratti, ma in un derby fuori casa ci può stare. Però nei primi due siamo partiti comunque sempre avanti, noi giocando abbastanza bene. Sul finale, quando era il momento di chiudere, abbiamo commesso una marea di errori. Ci siamo fatti rimontare e poi superare, di set li hanno chiusi entrambi loro. In una stagione però per noi positiva non è certo stato un dramma. In testa alla classifica intanto il volley Novara espugna il campo del caseificio Rosso Biella e allunga in vetta, ipotecando il successo in regular season. Una notizia di atletica: brillanti risultati per la formazione tocense della SD Gravellona VCO nel meeting di atletica leggera che si è svolto domenica scorsa ad Alessandria. Giulia Comazzi, con la misura di 3,99 metri, conquista la medaglia d'oro nella gara di salto in lungo nella categoria ragazzi. Sempre in questa categoria, la formazione tocense conquista la medaglia di bronzo nella gara staffette sui 4%, con il quartetto composto dalla stessa Comazzi, ancora con Letizia Padovan, Lisalu Tamini e Martina Sibiglia. Tutti gli altri risultati della trasferta alessandrina degli atleti di casa nostra li potrete leggere sul sito www.tuttonotizie.info. Ed ora la palla a spicchi per sentire da Daniele Piovra ospiti e contenuti del nuovo appuntamento di Dilettanti per Dire, in onda come sempre su VCO Azzurra TV il martedì alle 20.35, ancora in replica il mercoledì alle 13 e alle 17.30. Nuovo appuntamento con Basquettando dagli occhiali di Elisa qui a Casale Cortecerro, insieme a noi Alessandro Burlini, che spiega lui la sua qualifica, perché come vedrete anche dopo in trasmissione non me la ricordo mai, perché è uno scioglilingua.
No, è facile, dai. Responsabile organizzativo del settore giovanile. Che è il responsabile organizzativo del settore giovanile. Insieme a lui Michele Belletti, che debutta su questi schermi. Ciao Michele. Ciao a tutti. La tua qualifica, diciamo che è la tua, così siamo tutti tranquilli. Responsabile tecnico del settore giovanile. Ok, quindi organizzativo e tecnico. Ok, perfetto. Matteo Maestrone, capitano di una delusissima, poi gli opposti. Ci piedo motossola. Tristissimo Matteo Maestrone, ciao a tutti. Dal microfono perché ha paura che gli faccia già una domanda. Ok, insieme a Matteo anche il presidente dell'associazione Crezio Bellotti, vicepresidente della Paffoni, chi più ne ha più ne metta, Egidio Motetta. Ciao Egidio. Ciao a tutti. Come giudichi la stagione della Paffoni, Egidio? La Paffoni è positiva, decisamente positiva. Per gli obiettivi che ci siamo prefissati, sì, certo che se uno pensava di vincere tutte le partite. Il sogno per il futuro? Il sogno per il futuro, riuscire a fare quello che dicevamo prima, di un'anima sola del basket a domenica, che adesso ce ne sono 3 o 4 o 5. Ok, va bene. Io quale appartengo a tutte? Te sei un misto mare. Matteo, quanta delusione c'è? Di chi è la colpa? Ma vedo che cominciamo bene. Sì. No, la delusione è tantissima. Siamo proprio un po' siamo un po' tristi. Purtroppo lo sognavamo tutti e ci credevamo soprattutto tutti quanti, i giocatori, società compresa, anche i nostri magici tifosi che sono venuti fino alla Spezia di domenica per seguirci, quindi a cui sicuramente ringrazio fortemente. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta, adesso abbiamo tutto il tempo per ragionarci e pensare cosa non è andato durante questa stagione e vedere di non ripetere gli errori nel prossimo anno. Perfetto, di questo è molto alto, parleremo qui a Basketando. Con le anticipazioni di Basketando si chiude invece questa edizione del nostro magazine. Per tutti gli aggiornamenti di sport e non solo, vi rimando al sito www.tuttonotizie.info. Grazie per la vostra attenzione, buon proseguimento con i programmi della rete.